Nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani promossa dalla diocesi di Vicenza anche una veglia di preghiera cattolici pentecostali che si è tenuta nella chiesa di Altavilla Vicentina. L'immigrazione soprattutto dal Ghana e in parte dalla Nigeria hanno infatti portato nel Vicentino un nutrito numero di chiese comunità indipendenti tra loro e di cui è difficile fare un censimento preciso perché prediligono lo spontaneismo, forma religiosa che cresce di più al mondo dopo l'Islam con oltre 600 milioni di fedeli nel mondo e circa 600.000 in Italia. I pentecostali ritengono che il battesimo nello spirito costituisca una nuova opera della grazia e che i canti, le lingue e le guarigioni ne siano segno, ma anche se ci sono delle differenze rispetto al cattolicesimo è per tutti molto importante trovare momenti di preghiera comune che per queste comunità significano anche integrazione. La nostra fede è quasi uguale, solo anche una prova che il nostro pastore noi sposiamo, ma pastori di cattolici non sposano. Quando siamo tanti così, anche c'è forte, anche Spirito Santo sempre con noi, da noi forte per pregare insieme. Siamo tutti cristiani che credono in Gesù Cristo, nostra Salvatore. Allora se c'è riunione come che noi vieni insieme per pregare, c'è potenza. Siamo felici qua quando vieni con fare riunione con voi. Integrarsi è molto importante.